Buongiorno signore e signori, il mio nome è Wender Turiati, sono imprenditore di una piccola media impresa che dal 1968 opera nel settore energia e ambiente a livello internazionale. L'impresa si chiama SEA Marconi, in effetti è un gruppo di aziende che opera in Italia, in Francia e in altri paesi, direttamente o indirettamente. Io oggi sono qua in qualità di capofila di un progetto che si chiama Buy and Pro for Tow, Smart Solution for Smart Communities, cioè soluzioni intelligenti per una comunità intelligente. Questo progetto è alla base di un consorzio di organismi di ricerca 7, 4 dell'Università di Torino, 2 del Dipartimento di Politecnico di Torino e 1 dell'Università Piemonte Orientale, più aziende importanti come la CDU, Smart, Barricalla ed altre imprese che sono eccellenti nel territorio. Qual è il background del progetto Buy and Pro for Tow, selezionato tra uno dei 9 progetti sulla piattaforma tecnologica della Regione Piemonte sul tema della bioeconomia? Il background è lungo, 20 anni, con 2 progetti a livello europeo dal 2000 sul tema Halo Clean, e un altro progetto, Halo Clean, quinto programma qua, di cui ero coordinatore. Poi il progetto a livello internazionale, a livello di United Nations, ad esempio in Mongolia, e fino al punto che nel frattempo, attraverso la nostra ricerca e sviluppo di ingegneria, abbiamo sviluppato soluzioni innovative che sono alla base dei brevetti sotto il quale c'è il brand, il marchio BuyandPro. In particolare il concept è stato presentato al Convegno internazionale della sostenibilità Rio più 20 giugno 2012, su invito del Ministero dell'Ambiente italiano, e poi successivamente a Doha, in Qatar, sul tema della lotta alla desertificazione e ai cambiamenti climatici. E poi abbiamo avuto l'opportunità, come siamo con i France, di fare un progetto, di essere co-parte del progetto, si chiama Lorena Verde, per la tecnologia della conversione bioremediation di suoli contaminati attraverso la conversione termochimica di biomasse utilizzate nella remediation dei suoli. Quindi Buy and Pro 2014, anzi 2019, è oggi ha radici profonde e che dunque ha delle prospettive di successo. Diciamo, come conseguenza delle sinergie portate da numerosi partner qualificati, e dunque come PMI abbiamo l'obbligo e la capacità di portare velocemente, creare un valore, creare un vantaggio competitivo per dare delle soluzioni concrete, efficaci e sostenibili a livello della comunità, a livello locale, parliamo di Torino provincia, Torino Ovest, a livello regionale, a livello italiano, a livello europeo, a livello internazionale. Quali sono dunque gli elementi fondamentali di questo progetto? Sicuramente il progetto fondamentale è legato al sviluppo in linea di soluzioni in linea con quelle che sono le linee guida della Commissione europea, European Green New Deal del 2019, e in particolare sulla Recovery Fund e Next Generation Fund a livello europeo e italiano, e soprattutto è capace di incapsulare in modo integrato 3 componenti fondamentali. Uno, la parte della green economy, la parte digital economy e soprattutto il fattore umano, cioè master skills for green jobs che sono richiesti per poter mettere insieme queste soluzioni. Dunque oggi abbiamo questo punto di forza, di eccellenza, che consente di poter offrire una soluzione sostenibile che ha il pregio di essere presentata come migliore tecnica disponibile, migliore pratica ambientale, migliore catena di valore, le nostre soluzioni e soprattutto poggiano su 4 pilastri. Primo pilastro è la comunicazione green, cioè comunicazione verde, comunicazione ambientale. Secondo pilastro è la tracciabilità con tecnologie blockchain-like, la tracciabilità dei prodotti input-output, che sono prodotti, bioenergia e bioprodotti. Il terzo elemento sono la conoscenza aumentata, che
che incapsulano tutte le tecnologie legate alla machine learning, big data analysis, IoT, eccetera. E il quarto elemento è l'integrazione sinergica di vari processi tipo termochimico, meccano-biologico e biologico, in modo tale che l'insieme delle componenti possano dare dei sorprendenti risultati che singolarmente è impossibile ottenere. Ora, in questa prospettiva, noi dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità nei tempi, anche in grado di poter dare una risposta, rilanciare la nostra situazione, diciamo, economica e sociale a livello italiano, come risposta alla crisi dei rischi Covid-19, insieme ad altri partner, in modo tale che l'Europa possa diventare legittimamente un player mondiale nel settore della lotta ai cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione. Grazie. La risorsa tempo è un'opportunità unica per costruire insieme lo sviluppo sostenibile del pianeta. We win together.